Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono Blasigan68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati finalmente a parlare di Dragon Ball Super e signori, dopo l'annuncio dell'11 ottobre che vi feci ovviamente qui sul canale circa il ritorno di Dragon Ball in televisione e quindi circa l'arrivo di Dragon Ball Super sulle reti Mediaset, abbiamo finalmente quest'oggi la data ufficiale della prima messa in onda del primo episodio e soprattutto abbiamo anche gli orari, perché ci saranno due orari ma ne parleremo a brevissimo, ed abbiamo anche il cast di doppiatori, quindi signori ne vedremo delle bellissime in questo video, quindi afferrate la vostra poltrona, sedetevi ben comodi perché stiamo per iniziare. Allora, partiamo subitissimo con la notizia bomba, che è forse quella lì che stavate più di tutte aspettando. Quando ci sarà la prima messa in onda, ovviamente, del primo episodio di Dragon Ball Super? Ebbene, vi svelo subito la data perché signori, così a sorpresa, la prima messa in onda ci sarà da venerdì 23 dicembre 2016. E quindi, facendo soltanto due conticini così su due piedi, mancano 17 giorni al primo episodio di Dragon Ball Super qui in Italia e quindi al ritorno ufficiale di Dragon Ball sulle reti Mediaset. E non vi nascondo ovviamente che sono emozionatissimo riguardo questo ritorno, perché sì, è vero che sto vedendo comunque Dragon Ball Super in giapponese, però non vedo assolutamente l'ora di risentire le voci del cast originale ovviamente di nuovo sui personaggi di Dragon Ball. Non vedo l'ora. Comunque, tornando a noi, andiamo a vedere un attimino di nuovo la data di messa in onda, perché abbiamo, come vi dicevo prima, anche degli orari. Ovviamente il tutto sarà trasmesso su Italia 1. Per il momento non si parla ancora di Italia 2. Io ci spero comunque per Italia 2 per quanto riguarda delle repliche. Comunque, abbiamo ovviamente sì il 23 dicembre la prima messa in onda di Dragon Ball Super, però non vi ho parlato degli orari perché ci sono ben due orari. Il primo orario che ricoprirà la prima parte della serie, che andrà quindi dal 23 dicembre a credo il 9 gennaio, sarà alle 13:45. Mentre si parla da metà gennaio, ma come vi dicevo io credo dal 9 gennaio in poi, si cambierà orario e quindi si passerà alle 14:30. Ovviamente legato a questa notizia ci sono sicuramente delle cose positive e delle cose negative. Partiamo dalle cose belle, perché secondo me la cosa positiva in assoluto è che Dragon Ball Super verrà trasmesso ogni giorno appunto su Italia 1, quindi proprio ai vecchi standard come funzionava con le vecchie serie, quindi verrà trasmesso dal lunedì al venerdì e questa è una figata immensa, cioè sembra davvero di tornare a quando ero bambino, raga, dovete credermi. Mentre la cosa negativa per il momento, ma il tutto comunque è dovuto all'incredibile mole di lavoro sicuramente dei doppiatori ma anche di chi lavora alla parte anime, riguarda il numero di episodi, poiché infatti qui in Italia inizialmente avremo 27 episodi che ricoprono praticamente per intero i primi due archi narrativi di Dragon Ball Super, cioè il primo arco narrativo, quello lì dedicato alla battaglia degli dei, e il secondo arco narrativo dedicato alla resurrezione di Freezer. Quindi purtroppo mettiamola così, per il momento in Italia non arriva ancora il prodotto vero e proprio originale di Dragon Ball Super. Ma sì, arriva Dragon Ball Super, ma arriverà come una sorta di remake dei primi due film. Quindi per vedere le vere e proprie saghe originali di Super, quindi la saga del sesto universo, la saga di Black Goku e tutto ciò, bisognerà aspettare molto probabilmente nei prossimi mesi. Non si sa ancora quando, però per il momento sappiamo che comunque molto probabilmente a fine gennaio si interromperà ovviamente la diffusione di Dragon Ball Super per poi ricominciare credo con le prossime saghe. Detto questo quindi non dovrei essermi perso nulla, al limite fatemelo notare con un commentino. Passiamo al cast di doppiatori, perché come vi dissi già l'11 ottobre, i due cast in lizza per ottenere il ruolo di doppiatori in Dragon Ball Super erano la Dynit o la Dynamic, come volete chiamarla, o la Merak Film di Milano. E cosa che si sa tra l'altro già dall'11 ottobre pomeriggio, purtroppo comunque non riuscì a dirvelo nel video perché ancora non si sapeva, ma ve lo lascio nei commenti, il cast è tornato, quello lì originale, e quindi il tutto è andato di nuovo in mano alla Merak Film. E quindi quali saranno i doppiatori confermati? Io direi al 90%, perché non c'è la certezza del 100%, o almeno su alcuni sì, su altri purtroppo no, però quali sono i doppiatori confermati? Allora, ormai non è più un segreto, il doppiatore di Goku sarà Claudio Moneta, purtroppo non sarà l'originale Paolo Torisi perché ormai sappiamo, pace all'anima sua, che non c'è più. Però
prenderà il suo posto Claudio Moneta, che, signori, credetemi, è un doppiatore assurdo. Davvero è uno dei migliori in Italia e molto probabilmente non potevamo chiedere di meglio. Quindi, secondo me, è stata una scelta azzeccatissima questa. Tra l'altro, in passato ha anche già preso parte al doppiaggio della prima serie di Dragon Ball, doppiando il presentatore del torneo Tenkaichi. Lo si ricorda tra l'altro sicuramente come voce di SpongeBob all'interno della serie animata e soprattutto come il doppiatore di Kakashi all'interno della serie Naruto. Quindi, come potete constatare, è un doppiatore davvero dinamico al massimo e che tra l'altro riesce a cambiare tono della sua voce davvero a suo piacimento. Passando agli altri doppiatori, abbiamo l'immortale, l'immenso Gianluca Iacono come Vegeta, che dovrebbe essere praticamente confermato. Si parlava già di una conferma addirittura l'11-12 ottobre, però adesso dovrebbe essere praticamente confermato. Purtroppo, riguardo il cast di doppiatori, con le conferme al 100% non si sa nulla, come vi dicevo prima, perché non sono ancora stati rivelati ufficialmente, però sono delle cose ufficiose, mettiamola così. Come Bulma abbiamo il ritorno di nuovo della incredibile Emanuela Pacotto. Come Piccolo abbiamo l'immenso Alberto Olivero, che davvero bisogna fargli una statua. Abbiamo come Recaio Cesare Rasini, che è stato praticamente il primo a fornirci informazione, di questo lo ringrazio davvero tantissimo. E dovremmo avere infine come Gohan, almeno spero, il ritorno di Davide Garbolino, che secondo me, secondo il mio onesto parere, ci ha regalato un Gohan adulto che è stato un qualcosa di favoloso. Tra l'altro, giusto per menzionarlo, è anche il doppiatore storico di Ash Ketchum, però meglio ricordarlo come Gohan. E quindi da qui riusciamo a capire che abbiamo un cast di doppiatori sicuramente preparatissimi e che davvero fanno del dinamismo delle proprie voci un punto di forza. Purtroppo, per riaccodarci di nuovo alla lista delle cattive notizie, bisogna comunque far fronte ad un'altra bruttissima assenza, perché sicuramente, già lo saprete moltissimi, non ci sarà Gianfranco Gamba a doppiare il nostro carissimo Freezer nel secondo arco narrativo, perché purtroppo anche lui è venuto a mancare. Per il momento, quindi, per quanto riguarda le voci di Freezer, di Bills, di Whis e di tutto il resto del cast, non si sa ancora nulla. Questi sono i nomi, diciamo, più papabili per il momento, o meglio, più ufficiali, mettiamola così, se si può dire. Però ovviamente sì, le assenze di Paolo Torrisi e Gianfranco Gamba pesano tantissimo, però sicuramente i doppiatori cercheranno di farceli rimpiangere il meno possibile, anche se secondo me sarà inevitabile. Comunque, siamo fiduciosi al massimo perché davvero abbiamo un cast di professionisti incredibili. Quindi, concluso anche il discorso inerente ai doppiatori, direi di parlare dell'ultima cosa, ovvero la censura. Domanda quindi: ci sarà la famigerata censura all'interno di Dragon Ball Super? La risposta è ni. Prima di tutto perché il prodotto Dragon Ball Super non richiede inizialmente eccessive censure, sia per quanto riguarda lo stile grafico e magari anche per quanto riguarda il doppiaggio. Anzi, forse per quanto riguarda il doppiaggio potrebbero esserci dei problemucci. Però, come fatto capire da Mediaset negli ultimi anni e come anche confermato ultimamente da Emanuela Pacotto, c'è stato una sorta di ammorbidimento, se si può dire, riguardo le censure, e quindi probabilmente, se ci saranno delle censure, saranno davvero piccolissime. E quindi, anche sotto questo punto di vista, direi che possiamo stare più o meno tranquilli, non diciamo abbastanza, ma più o meno sicuramente. E quindi, signori, detto questo, le informazioni che avevo da darvi riguardo Dragon Ball Super in Italia per il momento sono queste. Ovviamente, se ci saranno degli aggiornamenti, se ci saranno delle date rivisitate, oppure se ci saranno appunto orari rivisitati, ve lo farò sapere sicuramente con un altro video e quindi sarete informati quasi all'istante, o almeno in ritardo di un giorno. Quindi, signori, spero a questo punto che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo ovviamente di lasciare un mi piace, in tal caso lasciate anche un mi piace per il ritorno di Dragon Ball Super in Italia. Lasciate un bel commento, fatemi sapere le vostre opinioni, condividete il video, facciamo girare questa notizia a macchia d'olio, mi sembra si dica così. E quindi iscrivetevi al canale, ovviamente, se ancora non siete iscritti, e quindi vi do appuntamento, come al solito, ad un prossimo video.